vero, è un'emozione particolare. È una bellissima piazza, è la piazza dei milanesi, il cuore dei milanesi, come hai detto tu all'inizio. Abbiamo ascoltato questa serata soprattutto delle grandi parole di speranza. Credo che facciano bene a tutti, anche a coloro che non ci seguono. Ecco, ma questa Milano, no? C'è qualcuno che ha scritto che in fondo fallisce un po' se stessa, perché è chiaro, è sempre stata il cuore dell'Italia, no? Parte che dà motore a tutto il nostro paese. C'è qualcuno che dice che a Milano ci si dimentica di questa grandezza. Come la vedi? Ma io da milanese rimango ottimista, perché noi milanesi siamo ottimisti. Milano è una città laboriosa, è una città solidale, che ha santificato le sue feste, perché se siamo in questa piazza, in questa straordinaria cattedrale, perché Milano nella sua storia ha santificato le feste. Pensate come sarebbe diversa questa piazza se ci fosse soltanto un grandissimo centro commerciale. Sarebbe molto diverso, sarebbe molto triste. Non ci sarebbe quella speranza di cui abbiamo parlato all'inizio. E allora questo messaggio vale per tutti, vale per chi è cattolico, per chi non lo è, per chi crede e chi non crede. Questi comandamenti sono il tessuto della nostra società, è il tessuto che tiene insieme dei valori che qualche volta rischiano di perdersi o di essere dimenticati. Sono valori civili, sono valori che rappresentano i legami della nostra comunità, e se abbiamo un futuro è perché abbiamo tante comunità, abbiamo tante persone che fanno del bene, che pensano agli altri, che non pensano soltanto a se stessi. Milano non è una città egoista, Milano è una città che accoglie, e Milano è una città che dà speranza e quindi che costruisce il futuro. Ecco, però è sempre difficile, no? È il solito discorso, far passare questi messaggi, soprattutto anche televisivamente, si punta sempre all'estremizzazione, no? La notizia negativa è quella che fa. Ho visto che di recente, vengo su Corriere, guardavo una pagina con su scritto notizia buona, che ti dico, ma fa piacere, no? Cioè, raccontava la storia di un ragazzino che doveva essere operato, che aveva mille difficoltà, e si era scatenata proprio una campagna di solidarietà tra tutti i ragazzini che giocavano a calcio nelle altre squadre. È una bella scelta. Ma i lettori ci chiedono di dare più spazio alle buone notizie, anche per dare fiducia. No, perché quel ragazzo che abbiamo visto lì è un ragazzo che va nel carcere di Nitica. Esatto. Siccome si dice che i ragazzi oggi non facciano più nulla, allora è vero che ci sono molti che fanno certe cose, ma dobbiamo portare alla ribalta, come stasera, le persone che fanno del bene, perché sennò mandiamo sempre i soliti messaggi, che sono devastanti. Allora Massimo, è chiaro che non si possono nascondere i problemi, no? Ed è chiaro che naturalmente dobbiamo affrontare anche quello che non va, perché una buona informazione dà a coloro che devono decidere gli strumenti non avariati per prendere le decisioni che riguardano il senso comune. Però noi tutti nella nostra esperienza anche quotidiana abbiamo prova di quanto sia diffuso il bene, di quante persone lavorino per gli altri, del tessuto straordinario di volontariato non soltanto cattolico di ogni natura che c'è per esempio in questa regione, in questa città, c'è nel nostro paese. E allora compito nostro è che siamo impegnati anche nel dare loro voce, e spesse volte queste persone che fanno del bene non hanno voce, non hanno immagine, e il loro esempio a volte purtroppo drammaticamente si perde. Senti, adesso il messaggio che abbiamo dato, anche questa collaborazione con Expo, sarà un momento molto importante per il nostro paese, l'abbiamo ribadito, lo sentiremo dire spesso. Però dicevo a Sala, è sempre complicato per noi italiani arrivare in modo normale alle cose più importanti come alle cose più semplici. Ma come tu che sei direttore, sai che è complicato. Per gli italiani sono bravissimi nell'emergenza, sono pessimi nella normalità. E quindi, però non dobbiamo naturalmente augurarci di vivere sempre nelle emergenze, dobbiamo abituarci a gestire con
grande capacità anche le situazioni normali. Expo è, parliamoci chiaro, l'unico grande progetto che questo paese ha davanti nei prossimi anni, e quindi tutti dovremmo sperare che abbia successo, mentre diciamo che molti sono spettatori e guardano gli altri aspettando che sbaglino. Invece dovremmo essere tutti uniti nel cercare di far vincere questo progetto, che porterà del lavoro, che porterà naturalmente del reddito, ma soprattutto che diffonderà nel mondo un progetto che è quello di uno sviluppo sostenibile e anche di una grande attenzione a come il paese e il mondo verrà nutrito, e anche, se vuoi, che non si facciano degli sprechi. Santo Padre ne ha parlato recentemente, ha detto: guardate, ogni volta che si spreca qualcosa dovete pensare a coloro che non hanno, a coloro che stanno morendo di fame. E allora io trovo che nella nostra esperienza milanese, Meneghina, tra l'altro la radice di Meneghino è la Domenica, quindi siamo perfettamente in tema, c'è questa grande attenzione a non sprecare assolutamente nulla, neanche un granello di riso, e anche nel mettere in circolo questa solidarietà. Io trovo che, per esempio, il messaggio che potrebbe venire da Expo 2015: non sprecate, perché anche quando la manna piove dal cielo, seguendo le scritture, tra l'altro piove 6 giorni e non 7, si sta molto attenti che non ci sia un senso di abbondanza. Nessuno deve avere più di quello che merita di avere, e bisogna avere attenzione per coloro che hanno bisogno. E se tu pensi in questa città, ma questo paese è un insieme di solidarietà, e io credo che questa serata abbia il merito di segnalarle non solo a Milano ma anche al paese intero. Ringraziamo allora il direttore del Corriere della Sera, Lucio De Porto, ha citato il Papa, e allora noi, riprendendo il passaggio iniziale, quando parlavo con